Music please. Ok. Questo ritmo mi piace. Valessa in diretta. Questa l'ho rubata quella bicicletta. Non è per fare scena, non è per fare pena. Controllate la bicicletta, gli manca la catena. Ok, avete sentito Grillo? Urlava, sembrava Brillo. L'Italia sta andando giù come un birillo. Sì, non sono lacrime da coccodrillo. Stiamo piangendo sul serio. Valessi, alias Valerio, faccio le rime sul momento. Cioè, abbiamo problemi di lavoro. La mia generazione sta fallendo perché non ci stanno aiutando. Sì, infatti se vedete i giovani, cosa fanno i giovani? Se ne stanno andando. Ok, adesso chiudo gli occhi e penso al mare. Magari quei calzini mi possono aiutare. Complimenti, sono veramente belli. Sono al pari dei miei finti gioielli. Sto scherzando per fare una battuta. Un saluto a tutta la gente che è intervenuta. Prima ringrazio i presenti. Prima che iniziasse la trasmissione mi è venuta in mente una parola che ha detto una di quelle persone. Sì, la centemero mi ha detto. Sì, Clemente, eccomi, presente. Io sono qui che faccio le rime e che me la rido. Faccio il rapper, non la uccido. Stia tranquilla. Lo senti in freestyle? La mia voce come squilla. Andiamo lì alla mia sinistra. Improvviso vado in freestyle. C'è lei che mi guarda fisso. E adesso cosa dico? Non mi viene in mente niente. Ho le rime che mi escono spontaneamente. Si vede veramente che improvvisi. Si vede che ogni tanto mi faccio da solo i sorrisi per togliermi dall'imbarazzo. Adesso che dico? No, mi censuro. Sì, siamo giovani e siamo senza futuro. Volevo dire che magari c'ho un'opinione. Sì, volevo pensare alla mia opinione. Ok, da domani sai che faccio? Io cambio nazione. Io. Grazie Valesse. Non cambiare nazione, rimani. Non cambiare nazione, ringraziamo i nostri ospiti. Elena Centemero di Forza Italia, benvenuta e grazie per essere stata grazie con noi. Lei. Grazie a Simona Malpezzi, Partito grazie Democratico. Voi, Alessandro Rimassa, grazie davvero per essere stato dei nostri. Grazie a voi, però bisogna rimanere in questo paese, non andare via. Cambiarlo, combattere per cambiarlo, agire insieme, ma rimanere qui. Bravo, Va bene, noi vi aspettiamo naturalmente lunedì prossimo dalle 21.10. Continuiamo a parlare su Twitter e Facebook, ma rimanete su 7 Gol. Subito dopo di noi c'è Tempi Supplementari con Federico Giusti, Federico Bertone e Angelo Bonfrisco. Buonanotte!